però noi facciamo questa festa per i cittadini consumatori e per ricordargli che c'è un baluardo a loro difesa che si chiama Coldiretti. Questo è il senso del villaggio, non ha altri sensi il villaggio. Voi produttori agricoli non siete destinatari di questa festa, siete gli attori di questa festa. I destinatari è il popolo italiano, sono i cittadini consumatori. E noi, rispetto a Mediterranea, non possiamo consentire a nessuno come Coldiretti, di poter invadere uno spazio che è fondamentale per le imprese medie, piccole e grandi che noi rappresentiamo. Questa è la nostra cifra. Venezia, città di cultura, di arte, di storia, ma soprattutto era nelle sue origini una città agricola, e è proprio per questo che abbiamo voluto celebrare uno dei nostri grandi villaggi in questa realtà. Venezia e il Veneto, due territori straordinari per importanza, ai quali abbiamo saputo abbinare l'eccellenza dell'enogastronomia, del lavoro dei nostri agricoltori, dei nostri contadini, rispetto a quello che è un tessuto che va costruito con i cittadini e i consumatori. Più noi avremo un'alleanza fra cittadini e consumatori e agricoltori, e più noi faremo vincere la nostra agricoltura come modello di sviluppo, di crescita e soprattutto un'opportunità per le nuove generazioni. È un bilancio sicuramente positivo, ma anche il frutto di una grande sfida. Fare un villaggio a Venezia sembrava una cosa impossibile, ma siamo riusciti a realizzarla grazie ad un grande lavoro di squadra. Abbiamo accolto decine di migliaia di visitatori, centinaia di bambini negli spazi loro dedicati, dagli animali fino all'agriasilo. Abbiamo premiato i nostri giovani con un Oscar Green che ha premiato l'innovazione, l'intuizione e soprattutto il coraggio dei nostri giovani, che così si mettono a disposizione non soltanto delle loro aziende, ma di tutte le comunità da cui provengono e di cui fanno parte. Al villaggio poi abbiamo anche ospitato ministri, istituzioni, rappresentanze del mondo economico e istituzionale del nostro paese. Quindi è stata un'occasione importantissima di confronto, grande lavoro di squadra che omaggia una città della storia millenaria e che confidiamo di poter aver lasciato un segno positivo in tutto il territorio regionale. Sì, ci sono tante cose interessanti, alcune cose che non conoscevo, qualche buon assaggio. Mi piacerebbe che ci fosse più spesso anche in inverno, con qualche delizia invernale. Io sto qua ad aspettare. È un modo per allargare la propria visuale su prodotti che non abbiamo sempre a portata di mano. Parlo da veneziana. Sarebbe bello averlo più spesso. Ti è piaciuto? Bello. Queste cose sicuramente danno vita al sociale e soprattutto nella zona, ai veneziani come lo siamo noi, e anzi ringraziamo la Coldiretti di aver fatto una cosa così bella.